18 febbraio 2023, ultimo messaggio della Madonna di Anguera. Verrà un periodo di grandi persecuzioni. La frase che attira la nostra attenzione in questo ultimo messaggio della Madonna di Anguera, in Brasile, è quella che descrive un futuro pieno di persecuzioni per tutti coloro che credono in Dio. La Madre di Gesù conferma con le sue parole che è necessario convertirsi e portare molta gente alla conversione, ma è anche indispensabile essere lontani dal peccato perché solo così andremo verso il paradiso, luogo per cui noi stessi siamo stati creati. Un'altra frase su cui riflettere è quella in cui la Vergine Maria dice che Dio ha fretta. Probabilmente i tempi finali si stanno avvicinando. Leggiamo il messaggio. Cari figli, vi amo così come siete e sono venuto dal cielo per chiamarvi alla conversione. Ascoltatemi, non scoraggiatevi. Quando tutto sembra perduto, la vittoria di Dio arriverà per i giusti. Amate e difendete la verità. Vivete nel tempo delle grandi confusioni spirituali ed è giunto il momento del vostro ritorno. Fuggite dal peccato e vivete verso il paradiso per il quale siete stati creati in modo unico. Dio ha fretta. Quello che dovete fare non lasciatelo per domani. L'umanità cammina in un grande abisso spirituale. Solo l'amore per la verità salverà l'uomo. Datemi le vostre mani e vi condurrò a colui che è l'unica via, verità e vita. Coraggio. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Grandi persecuzioni verranno contro di voi, ma non ritiratevi. Il mio Gesù sarà con voi. Avanti, senza paura. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete in pace.